Sto cercando una persona, il figlio della signora Cerrino. Lei potrebbe aiutarmi a rintracciare la signora Cerrino? Mi dispiace. Quindi la conosce? Mai visto. Margherita. Non posso più dartelo. In questo diario c'è quello che cerca. Tu non sei mio figlio. Non verrà mai sapere nulla. Qui in Italia è proibito. Non credo di volere sapere altro. Ma figlio è mio! Avrà la mia pelle, avrà la mia faccia, il mio sangue! Lei è l'unico qui che conosce la verità. Lei ha paura? Questi sono gli ultimi soldi che vi dovevo. Come hai fatto a sapere che... Io so tutto di voi. Oddio! Solo se conosciuta tutta intera la verità ci rende veramente liberi. Lei vorrebbe conoscere il bambino del disegno. È mio fratello. Ora, papà! Lei somiglia moltissimo a suo padre. Io il volto di mio padre non me lo ricordo. Avevano un rapporto così intimo che mi faceva sentire esclusa. Perché quel giorno è venuta l'uscita della scuola? Ho sempre sognato questo momento. Lauro! Mamma! Ehi, Lauro! È la storia di un figlio che scopre in età adulta di essere stato concepito con la modalità dell'utero in affitto. Questo percorso, questo viaggio, il cosiddetto viaggio dell'eroe che compie questo protagonista a ritroso nel tempo e per conoscere la sua identità, la sua vera identità, gli dà forza, gli dà coraggio, gli dà maturità, però come figlio resterà sempre sospeso tra queste due madri. In questo passaggio storico a livello antropologico tra l'umanesimo e il postumanesimo, oggi si parla anche di transumanesimo, c'è qualcuno che paga un prezzo, e in questo caso il figlio. Si riconduce tutta a una tematica familiare, a un essere umano nuovo che a mio avviso rimane sospeso, ancora in aria, ancora bisognoso di identità. Lo sguardo finale del protagonista, non dico la storia per non svelare nulla, però lo sguardo finale del protagonista è sospeso alla ricerca di qualche cosa che lui stesso non comprende, come l'umanità stessa oggi vive in maniera sospesa rispetto a questi nuovi sconvolgimenti da un punto di vista antropologico. Si tratta infatti di un film psicologico che ci presenta un viaggio, possiamo dire, catartico del protagonista. Quanto è importante appunto la verità anche in un film d'attualità? Ora, io volevo anche sottolineare una cosa. Intanto tu dici la verità. Pilato dice a Gesù che cos'è la verità, no? Si discute sempre sulla verità. La verità esiste, la verità relativa, la verità è relativa. Io ho tratto, visto che ho citato Gesù, una frase del Vangelo nel film. La verità vi farà liberi, anche se questo costa, ti apre una ferita profondissima nell'anima, ma la verità ti rende libero. È un essere umano libero, è un essere umano che ha sofferto per raggiungere questa libertà. Il protagonista del mio film soffre, rimane ferito, però adesso è un essere umano libero. Il film non parla effettivamente dell'utero in affitto. L'utero in affitto entra in maniera strumentale, di transenne. È un film sull'amore, ma dire un film sull'amore è troppo vasto. Assolutamente. È un film che tratta di una modalità dell'amore, forse qualcosa che sta prima, del sentirsi amati.
Io mi sono ispirato al pensiero di Winnicott, che è il padre della psicologia infantile, che dice che per poter essere una persona, un uomo maturo, armonico, indiviso dentro, deve partire da una base fondamentale: sentirsi amati sin dal grembo materno, perché è vero che il bambino nel grembo della madre non razionalizza, ma ha una conoscenza che si chiama sensazionale nel rapporto con la madre. Infatti nel film si vede spesso che la madre parla sempre col bambino e interagisce, ecco, con dei calcetti, con delle... Quindi il bambino, quando non è accettato sin dal grembo materno, porterà comunque sempre, senza saperlo, una ferita dentro. Winnicott ci dice che se il bambino è accettato ed è amato e sente di essere amato, è pronto per poter vivere. Poi magari si rovinerà per i fatti suoi, a motivo del suo libero arbitrio, delle sue scelte, ma sicuramente se gli manca quest'amore da parte degli altri e principalmente da parte della madre, resterà comunque una persona fragile. Il protagonista del mio film riuscirà a ritrovare una maturità, un'armonia, perché anche sapere dopo 30 anni di essere stato amato, questa consapevolezza ti dà forza e quindi puoi crescere anche a 30 anni, a 40 anni. L'importante è sapere che puoi sempre ricominciare da quel dato: io sono stato amato, io sono al mondo perché qualcuno mi ha amato, perché qualcuno mi ha voluto. Per i credenti questo è l'amore di Dio, che se viene riconosciuto come il dono della vita, come un dono suo, e allora questo ti dà forza, ti dà spessore. Però qui addirittura l'amore filiale è diviso tra due madri, e con entrambe vi è un legame indissolubile. Con entrambe vi è un legame indissolubile, infatti lui alla fine non sceglie di non scegliere, sceglie poi la propria vita, sa. Io non so che cosa farà questo, però credo che sul comodino metterà entrambe le fotografie, ed è questo quello che ci deve interrogare, cioè come può un figlio avere due madri? Esiste un detto latino che è mater semper certa est, pater nunquam. Invece io faccio iniziare il film con un'altra frase in latino: pater semper certus, che cambia la est, tre puntini. La gente dice: ma questo ha sbagliato. Invece poi, siccome il padre è lo stesso, perché quello genetico, quello biologico, è lo stesso che poi lo ha adottato, ed è certo lui, la madre in questo caso non si sa. Ed è, questi sono i risvolti di una, come dicevo prima, di un passaggio da un umanesimo a un postumanesimo, di cui ancora non conosciamo le conseguenze.